Effettivamente da tempo ci siamo accorti di questo paradosso del fatto che l'Italia sta esportando il modello virtuoso di raccolta differenziata dell'organico, perché abbiamo cominciato alla fine degli anni 90 ad aiutare gli amici catalani che hanno un ruolo leader nella situazione spagnola, poi il governo inglese, l'Environment Agency e il Western Resources Action Program nel Regno Unito si sono avvalsi del nostro sostegno per introdurre il modello ottimizzato di raccolta dell'organico anche nel Regno Unito, rimpiazzando i modelli precedenti che erano improntati all'operatività alla olandese, quindi senza sacchetto biodegradabile col bidone carrellato. E recentemente abbiamo avuto questo piccolo piacevolissimo paradosso di una visita di una delegazione tedesca, perché i tedeschi adesso si stanno interrogando su come rispondere a quel driver normativo che è l'istituzione dell'obbligo di raccolta differenziata dell'organico per il 100% della popolazione a partire dal 2015. Loro ce l'hanno già in tutte le situazioni a bassa densità abitativa e si stanno interrogando su come implementarlo nelle situazioni ad elevata densità abitativa. Hanno sentito parlare bene del caso Milano, sono venuti a visitarlo e la cosa interessante e per noi piacevolissima, confortante, è stato che mentre camminavamo per il centro di Milano visitando la raccolta differenziata e aprendo i bidoni per vedere qual era la qualità, loro si chiedevano se noi avessimo preparato i bidoni apposta, perché effettivamente la qualità metteva in imbarazzo noi stessi, sembrava effettivamente preparata apposta. Ma ripeto, questo è un piccolo grande paradosso che fa proprio riferimento al fatto che noi tendiamo a generare un sistema comodo per l'utente, dandogli il secchiellino erato, dandogli il sacchetto biodegradabile. Quindi l'utente individua la raccolta differenziata dell'organico come una delle tante raccolte differenziate che potrebbe fare, come frazioni anche meno fermentescibili e quindi intrinsecamente meno problematiche, il vetro, la carta, la plastica e quant'altro. Evidentemente in Germania allo stato attuale non è così, cioè l'umido ha ancora i connotati della spazzatura tradizionalmente intesa, perché deve essere gestito senza il supporto di un sacchetto biodegradabile, quindi con tutti i disagi e gli inconvenienti del caso. Fortunatamente una volta tanto noi italiani l'abbiamo azzeccata e possiamo a testa alta andare a dire agli altri come devono essere ottimizzati i sistemi.